Dati positivi, ma da leggere con attenzione. Nel 2023 l'economia ligure ha continuato ad espandersi dopo il periodo di forte arresto causato dalla pandemia. Si espande, ma in misura contenuta. Nel secondo trimestre di quest'anno, i dati elaborati da Banca d'Italia dicono che la crescita del prodotto rallenta, in modo analogo a quello che accade a livello nazionale. In più, le prospettive per i prossimi mesi hanno significativi margini di incertezza, legati prevalentemente alla debolezza del quadro congiunturale globale. Quindi, per intenderci, le conseguenze della guerra tra Israele e Hamas. Per l'industria vediamo un aumento marginale, trainato soprattutto dal contributo fornito da aziende che operano su commessa. Le previsioni a breve termine degli operatori sono comunque prudenti. Sempre in crescita l'edilizia, anche se in misura minore, trainata dagli investimenti pubblici, dai lavori agevolati dai bonus alle opere finanziate con il PNRR. Nel terziario i flussi turistici sono ancora aumentati, ma in misura meno intensa rispetto al 2022. Nel primo semestre del 2023 il traffico commerciale marittimo si è invece ridotto rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Nel comparto immobiliare le compravendite sono diminuite nel segmento abitativo, mentre sono rimaste stabili in quello non residenziale. I prezzi delle abitazioni sono cresciuti, ma sono ancora scesi quelli degli altri immobili. Per quanto riguarda i consumi delle famiglie e gli effetti dell'inflazione, è previsto un rallentamento consistente. Inoltre, il forte rialzo dei tassi di interesse ha frenato la domanda di nuovi mutui, mentre le richieste di credito al consumo sono leggermente aumentate. Nel complesso, i finanziamenti di banche e società finanziarie alle famiglie sono diminuiti.